Selvaggia a Roma torna con il suo ex Luca, la foto conferma. Selvaggia a Roma torna con il suo ex Luca, la foto conferma. In realtà è stata proprio Selvaggia a lasciare Francesco, accusandolo di non darle le giuste attenzioni che lei merita. Maria De Filippi li ha invitati persino nello studio di Uomini e Donne per un confronto, per cercare un punto d'incontro, ma la romana non ha cambiato idea neanche per un secondo. Dopo un po' di tempo arriva un annuncio importante, la Roma ha un'altra relazione. Lei e il suo ex Luca, precedente alla relazione con Chiofalo, sono tornati insieme. La storia però non dura moltissimo e giunge al capolinea. I due si attaccano un po' sui social e lui l'accusa di essersene andata di casa. Lei, a sua volta, risponde che ha bisogno di tempo e dei suoi spazi. Ora, a distanza di poco tempo da quell'episodio, i due sono tornati insieme ad annunciarlo, anche se indirettamente, è proprio l'ex concorrente di Temptation Island. Le Instagram Stories di Selvaggia e Luca. La prima foto pubblicata attraverso Instagram Story compare proprio sul profilo di Selvaggia a Roma. Due orologi dello stesso modello, uno con il quadrante blu e l'altro rosso, indossati uno da un uomo e l'altro da una donna. Questo è quello che si vede chiaramente. Inoltre spunta un dettaglio, all'unghia del pollice della ragazza è applicato lo smalto di colore nero. La mano femminile appartiene a Selvaggia e su questo non ci piove. Il mistero, poi prontamente risolto, rimane su quella maschile. Dopo un paio d'ore Luca ha creato un Instagram story in cui c'è lui in primo piano e due orologi, uno sul suo polso e l'altro su un polso femminile, si capisce dal cappotto. È evidente che i due hanno voluto togliere ogni dubbio, precisando che in entrambe le foto sono loro i protagonisti. Selvaggia e Luca, quindi, sono tornati insieme. Sarà la loro scelta definitiva? Intanto Francesco Chiofalo. Durante il percorso a Temptation Island, Francesco Chiofalo è stato tentato dalla tentatrice Desiree Maldera. Tra i due, in quanto lui innamorato di Selvaggia a Roma, si è creata solo una bella amicizia. Dopo un periodo di stop, a causa della gelosia della ex di Chiofalo, l'ex tentatrice e l'ex concorrente del programma estivo si sono rincontrati. Ora Francesco e Desiree sono solo molto amici, dicono gli interessati. Nascerà qualcosa tra loro?